dannatamente strani i racconti letti proprio alla vigilia di Natale. Quella storia riguardava un'apparizione in una dimora. Guardatevi pure intorno e pensate se una cosa così dovesse accadere qui, ora. Se la presenza di un bambino aggiunge un giro di vita in più all'effetto, che ne direste allora di due bambini? Resto ovviamente che darebbero due giri di vite, che vorreste saperne di più. Nessun altro, eccetto me, l'ha mai udita. Fin troppo orribile. Grazie a Dio non ho vissuto personalmente questa vicenda, ma ne serbo soltanto l'impressione. Non l'ho mai più dimenticata. La storia scritta, però va chiusa a chiave in un cassetto che non è stato aperto da anni. Scritta con un inchiostro ormai sbiadito, la mano è quella di una donna. È morta da 20 anni, mi mandò quelle lettere poco prima di morire. Era una persona incantevole, ma aveva 10 anni più di me. Era l'istitutrice di mia sorella, io frequentavo il secondo anno al Trinity College e la trovai a casa quando mi fece ritorno per le vacanze estive. Talvolta, durante le sue ore libere, noi passeggiavamo e parlavamo in giardino. La sua conversazione non mancava mai di stupirmi per il suo acume e la sua simpatia. Mi piaceva moltissimo. Oggi mi rallegra pensare che anche io le piacevo. Altrimenti non mi avrebbe mai raccontato quella storia. Non l'aveva mai raccontata a nessuno. Sono convinto, non tanto perché me lo disse di persona, ma perché l'avevo capito da solo. Ero sicuro, era evidente. Lo capirete anche voi non appena l'avrete udita. Ora vi chiederete perché quegli eventi l'avessero tanto terrorizzata. Lo capirete facilmente. Era innamorata. O meglio, lo era stata. Si capiva dalla storia. Non poteva raccontarla senza che si capisse. Io me ne accorsi ed ella lo capì, ma nessuno dei due ne parlò mai. Ricordo l'ora e il luogo, l'angolo del prato. Ombra di grandi faggi e quel lungo accaldato pomeriggio d'estate. Non era lo scenario adatto per una storia da suscitare i brividi, ma... Ora vi chiederete di chi si fosse innamorata. La storia ve lo dirà. O meglio, la storia non lo dirà, almeno non in un modo così ovvio e preciso. La donna di cui vi ho parlato poc'anzi all'epoca aveva circa 20 anni e cercava un impiego come istitutrice. A tal proposito si recò a Londra per fare la conoscenza di un gentiluomo che cercava un'istitutrice per i suoi nipoti che vivevano nell'Essex, in un'antica dimora di famiglia Bly. L'uomo le spiegò che ella avrebbe avuto totale autorità su tutta la servitù di Bly e sulla signora Gross, attuale responsabile dei bambini ora che l'istitutrice precedente era morta. Il bambino Miles era stato mandato in collegio, ma sarebbe ritornato a casa per le vacanze, mentre la bambina Flora studiava a casa. La donna chiese al gentiluomo un paio di giorni per riflettere sull'offerta e durante il loro secondo appuntamento, forse soggiogata dal fascino dell'uomo, forse per l'alto compenso, decise di accettare. L'uomo pose delle condizioni. Non avrebbe dovuto disturbarlo mai. Nel modo più assoluto. Avrebbe ricevuto dal suo avvocato il denaro necessario e per qualsiasi cosa avrebbe dovuto vedersela da sola. La
quando si strinsero la mano si sentì già ricompensata. Non lo vide mai più. Un lungo viaggio arrivò a destinazione. Preoccupata, anche curiosa di fare la conoscenza della signora Gross e dei due fanciulli. Ben arrivata, cara! Grazie. Flora, mostra la casa alla nostra ospite. Perché proprio io? Ma perché tu sei la donna di casa? Flora! Flora! Che fate? Non mi seguite? Non siete curiosa di vedere la vostra stanza? Ma non hai sentito anche tu? Qualcuno ti stava chiamando? No, non ho sentito nulla, mia cara. Siete stanca dal viaggio. Venite, vi mostro la vostra stanza. Nora sembra molto sicura di sé. E Miles le somiglia? Anche lui è così eccezionale? Oh sì, signorina, come? Se ha già una buona opinione di questa, sicuramente. E allora? Allora il padroncino vi conquisterà. Ma è per questo che sono qui, per farmi conquistare. Anche se temo alle volte di lasciarmi trascinare un po' troppo facilmente. Sapete, è successa la stessa cosa a Londra. A Harley Street. Ebbene, signorina, non siete di certo la prima. E non sarete nemmeno l'ultima. Ma non pretendo certo di essere l'unica. Sì. Comunque, se non sbaglio, l'altro mio allievo sarà di ritorno domani. No, signorina, non domani, ma venerdì. Arriverà con la diligenza come voi, sotto la sorveglianza del postiglione. E la stessa carrozza sarà lì ad attenderla. E io dovrò essere lì all'arrivo della diligenza ad attendermi insieme alla sorella. E risulterei cortese ed amichevole nei suoi confronti. È un'ottima idea. Ora andiamo a dormire, però. Prima dell'arrivo del piccolo Miles, l'istitutrice ricevette una lettera. Che creò dei malumori all'interno di quella dimora. Collegio, un seccatore senza pari. Leggetela e trattate con lui voi stessa e soprattutto non me ne parlate. Non una parola. Parto. Vi comunichiamo con forte dispiacere che il signorino Miles è stato espulso dal nostro istituto. Esprimiamo con rammarico l'impossibilità di tenerlo in collegio. Adesso il signorino Miles. E ora chi lo dice alla signora Brosa? Signora Gross? Sì? Le devo dire una cosa. Certo, mi dica pure. Che cosa vi è accaduto? A me nulla, ma questo che cosa significa? Venite. Il signorino Miles è stato espulso dal collegio. Ma torna per le vacanze. A casa? Sì. E non verrà riammesso. Non verrà riammesso? Lo rifiutano categoricamente. Ma che cosa ha fatto? No, signorina, queste cose non sono per me.
È davvero un ragazzo cattivo. Così dicono. Beh, non entrano nei particolari, esprimono semplicemente il loro rammarico per l'impossibilità di tenerlo in collegio. E ciò può significare una sola cosa. Che egli potrebbe danneggiare gli altri. Il signorino Miles. Lui danneggiare gli altri. Potrebbe danneggiare i suoi piccoli compagni innocenti. Ma è orrendo dire delle cose così crudeli. Ma se il bambino non ha ancora compiuto 10 anni, come si può allontanarlo senza dire nulla? È davvero incredibile. Aspettate, signorina, prima di andare a pensare certe cose! A questo punto dovreste pensare la stessa cosa della padroncina. Ma guardatela. Che Dio la benedica. Da quel momento la donna iniziò ad avere dei dubbi riguardo a Miles. Ma Gruss non le credette. Il principino non ha colpe, disse. Da quello che mi avete detto devo dunque concludere che, per quanto voi ne sappiate, il bambino non è mai stato cattivo. Mai. Io non ho detto questo. Allora ci sono state delle occasioni. Ma certo, signorina. E che Dio sia lodato per questo. Altrimenti non sarebbe un bambino, secondo me. Volete dire che se un bambino non è mai... Non sarebbe più un bambino. A voi piacciono i bambini vivaci e birichini, non è vero? Sì. Anche a me, ma non tanto da contagiare... Contagiare? Corrompere. Temete forse che corrompa anche voi? No. E ditemi, com'era la signorina che era qui prima di me? Volete dire l'ultima istitutrice? Anche lei era giovane e bella. Giovane e bella quasi quanto voi, signorina. Bene, spero che la gioventù e la bellezza le siano servite a qualcosa. Pare che ci preferisca giovani e belle. Oh sì, lo dovevano essere tutte, per lui. Voglio dire che è al suo gusto. Il gusto del padrone. Ma di chi parlavate prima? Ma di lui, naturalmente. Del padrone? E di chi altro? Ma la signorina che era qui prima di me, non ha mai notato nulla nel bambino? Che non fosse a posto. Non me ne parlò mai. Era premurosa, attenta? In certe cose sì, ma non in tutte. Beh, signorina, ora lei non c'è più e non sta bene parlare dei morti. Morta qui? No, se n'era già andata. Se n'era andata per morire altrove. Volete dire che si ammalò e che tornò a casa sua? No, non si ammalò in questa casa. La lasciò verso la fine dell'anno perché diceva di voler trascorrere un breve periodo di vacanze a casa. Vacanze che le aspettavano senza alcun dubbio, dato tutto il lavoro che aveva svolto qui. A quel punto venne a Bly una giovane bambinaia per sostituirla. Una ragazza bella ed intelligente che si occupò dei bambini per tutto il periodo. Ma la signorina non tornò più. E anzi, proprio quando mi aspettavo fosse sul punto di tornare, venni a sapere dal padrone che era morta. E di cosa? Non me l'ha mai detto. Ma ora dovete scusarmi, signorina. Perché ho da sbrigare le mie faccende. Thank you.
la donna vestita grigia. Piacere, io sono Miles. Sì, lo so. Stai bene? Sì. E voi? Sto bene, grazie. Sei un ometto proprio educato, lo sai. Salve, Gross. Salve, l'avete conosciuto il signorino Miles? Eh sì, siamo tornati da poco. Volete parlare di quella perfida accusa? Non regge assolutamente, mia cara. È completamente infondata, basta guardarlo. Per conto mio, signorina, vi assicuro che non faccio altro. Cosa dite dunque? Di risposta alla lettera? Sì. Nulla. E a suo zio? Nulla. E al bambino? Ma nulla. E allora sono con voi. Andremo insieme fino in fondo. Sì, insieme fino in fondo. Adesso però vado a mettere a letto i bambini, Andiamo? Le seguenti due settimane tutto andò per il meglio. La donna sembrò dimenticare quei dubbi angosciosi riguardo a Miles. Anzi, pensionò tantissimo in quei due bambini. Come disse lei stessa, non le davano nessun motivo di preoccupazione. Siete venuta per accompagnarmi in chiesa, io non posso venire. È accaduto qualcosa? Sì, e ora ve lo dirò. Ma avevo davvero un aspetto tanto strano. Quando eravate alla finestra, assolutamente terribile. Che cosa avete visto? Un uomo molto strano che mi stava guardando. Un uomo molto strano? E chi era? Io non ne ho la più pallida idea. L'avevate già visto? Sì, una volta sulla vecchia torre. Volete dire che è uno sconosciuto? Oh sì, proprio sconosciuto, sì. E perché non me l'avete detto prima? Non ve l'ho detto per vari motivi, ma adesso che avete indovinato... Io non ho indovinato assolutamente nulla. Infatti, come avrei potuto indovinarlo se voi stessa non supponete nulla? Cosa stava facendo sulla torre? Mi guardava senza fare nient'altro. Era un signore? No! Allora, non è nessuno di casa? Nessuno del villaggio? No, no, comunque prima di dirvelo ho fatto i miei accertamenti. Allora se non è un signore... Volete davvero sapere cos'è? Qualcosa di orrendo. Orrendo? Sì, e che Dio mi aiuti se so realmente di cosa si tratta. È ora di andare in chiesa.
Ma io non posso venire. E perché mai? Non pensate che vi farebbe bene? Non farebbe bene a loro. Vi riferite a bambini? Ormai non oso lasciarli. Avete forse paura? Ho paura, sì, di lui. Quando è che è apparso sulla torre? Circa la metà del mese. Alla stessa ora di oggi. Ma come ha fatto ad entrare? E a uscire. Vedete, stasera non è potuto entrare, non ho avuto modo di chiederglielo. Si limita a guardare. Sentite, andate in chiesa. Io devo restare qui a sorvegliare ciò che fate. Temete per loro? E voi forse no. Ecco, era così che guardava. Per quanto tempo è rimasto qui? Sino al momento in cui sono uscita. Ma io non sarei uscita. Neanch'io. Ma vedete, conosco bene il mio dovere. Anch'io conosco il mio. A chi assomigliava? Io non so cosa darei per dirvelo, ma non assomigliava a nessuno. A nessuno? A nessuno. Non porta cappello. I suoi capelli sono rossi. Molto rossi e ricci. Il volto è pallido, lungo, stretto, con dei tratti regolari abbastanza piacevoli. E due piccoli scopettoni, molto curiosi, rossi come i capelli. Le sopracciglia invece sono più scure, molto arcuate, mobilissime. Gli occhi penetranti, strani, orribilmente strani. Sono piccoli, fissi. La bocca invece è larga e le labbra sono sottili e, se escludiamo gli scopettoni, è del tutto rasato. Sapete, provo la strana impressione che abbia qualche somiglianza con un attore. Un attore? Sì, non ne ho mai veduti, ma immagino che siano così. È abbastanza alto, snello, agile, ma un signore assolutamente no. Un signore lui. Allora lo conoscete? Ma ad ogni modo, è bello? Molto. E indossa abiti di buon taglio, ma certamente non sono i suoi. Sono i vestiti del padrone. Allora lo conoscete? Peter Quint, il suo domestico quando era qui. Quando era qui il padrone? Non portava mai il cappello e indossava... Beh, sono spariti tanti di quei panciotti. Un anno fa stavano qui tutti e due. Poi il padrone se ne andò e Quinta rimase solo. Rimase qui da solo? Insieme a noi, naturalmente. A capo di tutti noi. E poi cos'è accaduto? Se ne andò anche lui. E dove andò? Dio solo lo sa. È morto. Morto? Sì. Il signor Quinta. Da quel giorno le cose cambiarono. Le donne siglarono un patto taciuto, non detto. Entrambe condividevano un peso, il segreto. Ma da quel momento le cose iniziarono a precipitare. Era bella, pura, non poteva saperlo. Voi dite che stava cercando qualcun altro, non voi. Cercava il piccolo Miles, è lui che cercava. Ma come fate ad esserne così sicuri? Lo so e lo sapete anche voi, mia cara. Sì, e se l'avesse visto? Il piccolo Miles, è proprio questo che vuole. Il bambino! Che il cielo ce ne scampi, tutti e due, lui vuole farsi vedere da loro. Trovo solo molto strano che i miei allievi non me ne abbiano mai parlato. Del fatto che abbia abitato qui e del periodo che hanno trascorso con lui? Del periodo che hanno trascorso con lui, di come si chiamava, della sua presenza, della sua storia. Non hanno mai fatto alcun riferimento. Ma la piccola non può ricordarsene. Lei non ha mai veduto o saputo nulla. Delle circostanze della sua morte? Forse no, però Miles dovrebbe ricordare. Miles dovrebbe sapere. Lasciatelo stare. Non abbiate paura.
Certo, è molto strano. Che? Che non vi abbia mai parlato di lui? Non mi ha mai accennato nulla. E voi invece non mi state dicendo che erano molto amici? Non certo mai. Lui era un capriccio di Quint. Voglio dire, di giocare con lui. Iniziare. Quint si prendeva troppe libertà. Le libertà con il mio bambino. E le libertà con tutti. Già che la cosa è estremamente importante, voi mi confermate che quell'individuo era un essere ignobile e come tale riconosciuto da tutti? No, non era affatto noto a tutti. Io ad esempio lo sapevo, il padrone no. E poi non gli avete mai detto niente. Sapete, lui non aveva... detestava pettegolezzi e non aveva alcuna pazienza per questo genere di cose. Ed inoltre, se una persona si guadagnava la sua fiducia... Lui non voleva sentirne parlare. Io sono sicura che gliel'avrei detto invece. Ammetto di aver sbagliato, non lo nego. Ma la verità è che avevo paura. Ma paura di cosa? Ma di quello che poteva fare quell'uomo. Quint era così... così abile, così... misterioso. Non è che per caso avevate paura di qualcos'altro? Del suo influsso, forse? Del suo influsso? Sì, il suo influsso sulle vite di quei due piccoli esseri tanto cari e innocenti. D'altronde erano stati affidati a voi. No, non erano stati affidati a me. Il padrone lo aveva portato qui perché aveva saputo che non godeva di buona salute e pensava che l'aria di campagna gli avrebbe fatto bene. E così, così, comandava su tutto e su tutti. Sì. Anche su ciò che si riferiva a loro. Su di loro? Quell'individuo ignobile. E voi sopportavate tutto questo? No, non ci riuscivo. E non ci riesco nemmeno ora. I bambini furono sorvegliati ogni minuto. Le notti divennero insonni e l'istitutrice si convinse sempre più che la signora Grosley stava tacendo qualcosa. Scoprì infatti che Quint era stato ritrovato morto in un giorno d'inverno lungo la strada che portava al villaggio. Presentava un taglio molto profondo alla testa, dovuto, dissero, ad uno scivolone fatto sbagliando strada nel buio dopo aver lasciato l'osteria, sulla ripida erta coperta di ghiaccio ai piedi della quale era stato trovato. Il tutto era plausibile, considerato anche il fatto che fosse ubriaco. Tuttavia, nella sua vita vi erano state molte cose, relazioni strane, segreti disordini, rischi spericolati, vizi sospetti, che con il passare del tempo avrebbero spiegato molto di più. Pensavo di andare a prendere un po' d'aria fresca giù al lago. Volete accompagnarmi? Potremmo approfittarne e studiare un po' insieme geografia. Se non vi dispiace, io in casa. Io vi accompagno. Allora, dato che sei una bambina con un'intelligenza davvero sorprendente e dato che stai studiando geografia, questo laghetto per te si trasforma in mare d'Azov.
quello che sappiamo noi e Dio sa che altro ancora. 2 ore fa, in giardino, Flora ha visto. È stata lei a dirvelo? No, si è tenuta tutto per sé ed è questa la cosa peggiore. È una bambina di 8 anni, quella bambina. Ma allora come fate a saperlo? Lo dico perché ero là, ho potuto vedere con i miei occhi e ho visto che si rendeva perfettamente conto. Volete dire della presenza di lui? No, di lei. Stavolta era un'altra persona, ma un essere ugualmente votato al male, orribile. Una donna vestita di nero, pallida, spaventosa, con un'espressione, un viso. Stava sull'altra sponda del lago, io ero là con la bambina e lei è apparsa ed è rimasta lì, ma molto vicina. Era una persona che non avevate mai visto prima? No, no, mai. Ma la bambina sì. E anche voi. Era l'istitutrice che mi ha preceduto, quella che è morta. La signorina Jessel. La signorina Jessel, sì. Che c'è? Non mi credete? Ma come fate ad esserne così sicura? Chiedetelo a Flora, lei ne è sicura, lei. Anzi no, per amor di Dio non fatelo, direbbe che non è vero, mentirebbe. Fa soltanto per risparmiarvi. No, no, ci sono degli abissi. Degli abissi. Io più ci penso, più vedo a fondo. E più vedo a fondo, più ho paura. Volete dire che temete di rivederla? Oh no, ormai questo per me non è nulla, temo di non vederla, anzi. Non capisco. La mia paura è che la bambina sia capace di tenere per sé tutto questo, senza che io sappia nulla. Forse le piace? Mi piacciono simili cose. A quella bimbetta. E non è forse questa una prova della sua santa innocenza? Non è la prova di quanto dite, è la prova di Dio sa di cosa. Perché quella donna è un orrore senza pari. Ditemi, come fate a saperlo? Lo so per come guardava. Guardava soltanto la bambina. La guardava? Con quegli occhi spaventosi. Volete dire con avversione? No, qualcosa di ancor peggio. Peggio dell'avversione? Con un'intenzione quasi feroce. Ma l'intenzione di che? Di impadronirsi di lei. Ecco che cosa sa Flora. Avete detto che era vestita di nero? Portava il lutto, ma era d'una bellezza straordinaria. Bella, sì, molto bella, bellissima, ma infame. Miss Jessel era un'infame, erano infami tutti e due. Adesso, quindi, è giunto il momento di dirmi tutto. Io devo sapere com'è morta. Via, c'era qualcosa fra loro? C'era... c'era tutto. Malgrado la differenza? Del loro rango, sì, della loro condizione. Miss Jessel era una signora. Sì, era una signora. E lui così terribilmente al di sotto. L'individuo era abietto. Non ho mai veduto nessuno come lui. Faceva ciò che voleva. Con lei? Con tutti loro. Deve essere però che anche lei lo voleva. È povera donna. Ha pagato per questo. Sapete quindi di cosa è morta? No, non so nulla. Non volevo sapere nulla, sono contentissima di non aver saputo nulla e ringraziare il cielo che se ne fosse andata via da qui. Però allora avevate un'opinione. Circa la vera causa della sua partenza. Quanto a questo sì, ella non poteva rimanere. Immaginate un'istitutrice in questa casa. Più tardi supposi, e lo suppongo ancora, quello che immagino è terribile. Non tanto terribile quanto quello che immagino io. Io non ce la faccio. Non li posso né salvare né proteggere. È peggio di quanto avessi mai potuto immaginare. Sono perduti. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember
to learn to reap in a sickle of leather. Parsley, say, rosemary and thyme, and gather it all in a bunch of the ad alcune conclusioni di cui vorrei parlare con voi. Possiamo essere certe che le apparizioni continueranno. Il potere che hanno sui bambini non è così vago e inverosimile. Quando ero al lago con Flora ne ho avuto la prova. Un momento ella era tutta innocenza e gioia, ma poi, non appena è apparsa lei, tutto è cambiato. Con quanta astuzia e malizia la bambina ha cercato di non farmi capire di averla vista e allo stesso tempo ha cercato di capire cosa io avessi visto. Vi giuro, è stata una sensazione terribile. Adesso però è giunto il momento di dirmi una cosa. Quando Miles tornava al collegio, voi mi faceste intuire che nonostante si comportasse sempre bene, c'era stata un'eccezione. Qual era? Beh, negli ultimi mesi Miles aveva preso a frequentare Quinta in maniera continua. I due erano sempre insieme, quasi lui fosse il suo precettore. E quando io gli dissi che la cosa non andava bene, mi rispose male e negò di passare gran parte del suo tempo con lui. Quindi vi ha mentito? Sì. Provai a parlarne alla signorina Jess. Era come se a lei non interessasse. Non glielo proibiva mai. Miles vi disse questo per giustificarsi? No. E comunque non vi ha mai detto niente di lei e di Quint, del fatto che sapesse qualcosa di quanto accadeva tra quei due? No, negava sempre. Diceva di non voler saper nulla. Ma voi sapevate, l'avevate intuito e questo vi tormentava. Ditemi ora, c'era qualcosa nel bambino che vi facesse credere che coprisse e nascondesse la loro relazione? Certo, egli non poteva impedire. Certo che no, ma questo dimostra che cosa avevano fatto di lui. Ma ora tutto è finito. Ora capisco perché non eravate del tutto sorpresa quando arrivò la lettera dal collegio. Perché sapevo che a volte Miles può non essere un angelo. Certo, ma se là era stato così cattivo, come mai che è così buono ora? Ancora non lo so. Una domanda. Quando diceste a Miles di non intrattenersi con Quint perché era un servo, lui vi rispose che lo eravate anche voi, non è vero? Sì. Ma perdonai. Comunque, quando lui era con Quint, lei era sempre con Flora. Conveniva a tutti loro. Il fatto che Miles sia stato insolente mi preoccupa ancora più di prima. Mi fa comprendere quanto sia importante vigilare. Ma non accuserete certo il ragazzo di continuare una relazione che mi nasconde? Io non accuso nessuno. Per ora devo soltanto aspettare. Ma non dormi? Avete pianto? Un po'. Che vi è successo? Nulla, mia cara, non ti preoccupare. Siete sicura? Sì. Dormi. Cosa mai staranno pensando? Mi sono forse tradito. Queste furono alcune delle domande che si pose la donna.
Infatti sarebbe stato molto facile lasciarsi andare ad un coacervo di pensieri cupi impregnati su questo fatto. Ma l'unica risposta che riusciva a darsi, di quelle poche ore di pace che ancora le rimanevano, era che fosse da attribuirsi al fascino istintivo che emanavano i due bambini e che agiva come una sorta di incantesimo, quanto mai efficace, anche se aveva il sospetto che stessero recitando una parte. In questo periodo, infatti, le dimostravano un'attenzione strana, esagerata, che dopotutto poteva spiegarsi come una graziosa risposta da parte di bambini che venivano sempre vezzeggiati e fatti oggetto di interesse e affetto. Le cortesie di cui erano prodighi, devo dire, che sortirono un effetto positivo sui suoi nervi, come se non si fosse mai preoccupata, potrei dire, di coglierli in flagrante. Voglio precisare che mentre ella era con loro e cercava di starci il più possibile, non riusciva a cogliere nessun indizio. Se stavano recitando una parte, lo facevano in modo perfetto. Andavano d'amore e d'accordo, e dire che non litigavano e non si lamentavano l'uno dell'altra non renderebbe compiutamente la qualità e l'intensità del loro rapporto. C'erano volte, quando ella lasciava libero corso ai suoi sospetti, in cui notava alcuni indizi che evidenziavano un piccolo complotto, per cui, mentre uno la teneva occupata, l'altro si rileguava, e i suoi dubbi si facevano sempre più insistenti. Dalla finestra, che pensavi che stessi passeggiando in giardino? Pensavo ci fosse qualcuno. Hai per caso visto qualcuno? No. Ma perché hai accostato le tende per farmi credere che stavi ancora a letto? Perché non volevo farmi paura. Ma se mi hai detto che pensavi che fossi uscita? Sapevo benissimo che sareste tornata, carissima. E infatti siete tornata. Thank you.
alcune notti dopo, dopo un periodo di relativa quiete, qualcosa di ancora più angoscioso accadde. Siamo arrivati fino alla sua camera senza parlare. Una volta lì gli ho chiesto perché sei uscito, che cosa ci facevi fuori? E lui mi ha risposto perché voi faceste tutto quello che avete fatto, alzarvi dal letto, accorgervi che Flora non dormiva, affacciarvi dalla finestra e così via. L'ho fatto solo per dimostrare che so essere cattivo. Ma l'ha detto con tanta innocenza che mi ha fatto rabbrividire, innocenza e malizia allo stesso tempo. Capite le parole che ho usato? Mi ha anche detto pensate a tutto quello che potrei fare. Quindi sa perfettamente cosa potrebbe fare e ne ha dato prova in collegio. Dunque, ora pensate questo di lui. Ma non capite. Sono sicura che si incontrano tutti e quattro continuamente. Se solo fosse stata con uno dei bambini le ultime notti, ve ne sareste accorta. Nessuno dei due parla mai di loro e Miles non racconta mai nulla del collegio. Anche adesso, mentre giocano davanti a noi, è tutta apparenza la loro tranquillità. In realtà sono sprofondati nelle visioni di quei morti che ritornano, parlano di quelli, di cosa vivi. Ma ne siete certa? Oh, guardateli. Come può essere? Ma non capite? Anche la loro innocenza, la loro incredibile bontà e obbedienza, è tutto un gioco. Non è che fossero buoni, erano assenti. È stato facile per noi vivere con loro, semplicemente perché vivono una vita propria. Non sono miei. Non sono nostri, sono di lui e di lei. Di Quint e di quella donna? Sì, vogliono prenderseli. Ma perché? Per continuare la loro opera. Ecco perché tornano. Oh mio Dio. Certo, canaglie lo erano entrambi. Ma che possono fare ora? Possono annientarli. E se ancora non sanno come fare, ci stanno provando. Per ora si fanno vedere solo attraverso qualcosa o al di là di un'altra, ma il loro trionfo è solo questione di tempo. Non devono fare altro che continuare con le loro suggestioni. Per far sì che i bambini si avvicinino sempre più. E muoiano nell'impresa. A meno che noi non riusciamo ad impedirlo. Lo zio deve fare qualcosa. Deve portarli via. Chi sarà a convincerlo? Voi, signorina. E come? Dicendogli che la casa è infestata e che i suoi nipoti sono pazzi. Dopo che mi ha espressamente chiesto di non contattarlo mai e di non creargli problemi. Lo so, non vuole noie. Ma fatelo venire da voi, vi prego. Deve aiutarci. Veramente pensate che io possa chiedergli una visita? No, non lo farò mai e se voi osaste farlo al mio posto, vi lascerei all'istante, lui e voi. Andiamo.
chiedere allo zio? Non ritenete che dovremmo scrivergli? Ve l'ho già detto più di una volta. Potrebbe arrivare da un momento all'altro per unirsi a noi, lo ricordate? Essi sanno tacere. E tu, con la fiducia che ti dimostrano, saresti così vile da parlare. Era una domenica mattina, una giornata fredda ma soleggiata. I rintocchi della chiesa sembravano presagire quel che sarebbe accaduto di lì in poi. Se non le volessi bene, e anche a voi, se non vi volessi bene. Dunque, se non ce ne volessi? Via, lo sapete benissimo, mio zio la pensa come voi. Come fai a sapere quello che penso io? È chiaro che non lo so, e sono anche sorpreso che non me lo diciate mai. Ma ve lo aggiungere una cosa, lui lo sa. Che cosa, Miles? Quello che faccio. Non credo che tuo zio se ne preoccupi più di tanto. Non credete che ci sia un modo per spingerla a preoccuparsene? E come? Per Bacco! Ma facendolo venire qui! E chi sarà a convincerlo? Lo farò io. Io! Donna iniziò ad essere stanca di tutto quello che stava accadendo a Bly. Tuttavia, non riusciva a trovare il coraggio di lasciare tutto e andarsene. Thank you.
Alve Grosse. Ah, eccovi. Come state? Bene. I ragazzi vi hanno detto qualcosa di me? Vi hanno detto di non dirmi nulla, vero? No. Mi hanno detto di non dire nulla e di fare quanto avevano chiesto finché erano lì. È ovvio che gliel'ho promesso. Ma che cosa vi è accaduto? Sono solo venuta per fare una passeggiata con voi. Dovevo tornare a casa per ricevere un'amica. Voi un'amica? A dire il vero ne ho un paio. Ma i bambini non vi hanno fornito alcuna spiegazione. Perché non facessi allusioni alla vostra assenza. Mi hanno detto che lo avreste preferito. È vero? No, no che non è vero. Vi hanno detto almeno perché l'avrei preferito. No, Miles ha detto soltanto. Bisogna sempre fare quello che le fa piacere. Magari lo facessero davvero. E Flora che ha detto? La signorina Flora è stata assai gentile. Ha detto certo, certo. Cosa che peraltro ho detto anch'io. Lo so. Siete stata molto gentile anche voi. Mi pare di udirvi tutti e tre. Comunque adesso fra Miles e me è tutto chiaro. Tutto? Ma che cosa, signorina? Tutto. Ma poco importa. So quello che devo fare. Sono tornata a casa, mia cara, per parlare con la signorina Jessel. Parlare? Volete dire che vi ha parlato? Proprio così. E che cosa vi ha detto? Mi ha detto che vive in mezzo ai tormenti. Volete dire i tormenti dei dannati? I tormenti dei dannati, delle anime perse. E per questo, per dividerli con loro e... Vuole dividerli con loro? Vuole Flora. Come ho già detto, questo non ha importanza. Quali sono le decisioni che avete preso? Che cosa volete fare? Tutto. Cosa intendete dire con tutto? Far venire qui lo zio. Ah, sì, sì, signorina, fatelo, per l'amor del cielo. Lo farò, certo che lo farò. Mi rendo conto che non c'è alcun altro modo. Quello che è chiaro adesso fra Miles e me è che se crede che io abbia paura e ha delle idee sul vantaggio che ne trarrebbe, vedrà che si sbaglia. Sì, sì, suo zio udrà dalla mia bocca. E proprio qui, e davanti al ragazzo, se sarà necessario. E se sono riprovevole per non aver fatto nulla in merito ad un nuovo collegio. Bene, c'è quell'orribile ragione. Ma a quale vi riferite? Via, ma la lettera del collegio. La volete far vedere al padrone? Avrei dovuto farlo sin dal primo momento. No! Gli dirò che non posso più occuparmi di tale questione dal momento che si tratta di un bambino espulso. Ma per una ragione che non abbiamo ancora scoperto. Per cattiva condotta. Altrimenti per quale altro motivo dal momento che è così intelligente e attraente? Perfetto. È forse stupido? Maleducato o ammalato? Ha un brutto carattere? Ma se è un amore, non può essere che per quel motivo. E ciò chiarisce tutto. In fondo, la colpa è dello zio se ha lasciato qui gente di quel genere. Ad essere precisi, lo zio non li conosceva affatto. La colpa è mia. Ma voi non dovete pagarne le conseguenze. E nemmeno i bambini. Dunque, che dovrei dirgli? Non c'è alcun bisogno che gli diciate nulla. Glielo dirò io. Mi state dicendo che avete intenzione di scrivergli voi? Le parlerò al fattore. Lui è capace di scrivere. Mi farebbe piacere se venisse a conoscenza della nostra vicenda. Vi prego. Vi prego, signorina. Credetegli voi. Lo farò questa sera.
fatto ad accorgerti che ero nel corridoio? Perché vi ha sentito. Mi viene di voce non farlo con rumore. Sembrava che entra la squadra di cavalleria. Allora non stavi dormendo? Assolutamente no. Sto sveglio e penso. E a cosa stavi pensando? A cos'altro, mia cara, se non a voi. Mi fa piacere, ma devo dirti che sarei stata molto più contenta se ti avessi trovato addormentato. Stavo anche riflettendo sulla nostra strana storia. Quale strana storia stai parlando, Miles? Il modo in cui mi sta aiutando e poi tutto il resto. Cosa intendi con tutto il resto? Io lo sapete benissimo. Se ti riferisci al collegio, sta pur certo che ci tornerai. Però non in quello in cui stavi prima, bisognerà trovarne un altro migliore. Come facevo a sapere che questo fatto ti preoccupava tanto se non me ne hai mai parlato? Lo sai che non mi hai mai parlato del collegio, voglio dire, di quello in cui stavi prima? Non mi hai mai raccontato niente, non mi hai fatto menzione in alcun modo. Non l'ho mai fatto, davvero? No, mai. Da quando sei tornata a Bly non hai mai fatto menzione di nessuno dei tuoi insegnanti, né di uno dei tuoi compagni, né mi hai mai parlato di qualsiasi incidente, per quanto insignificante possa essere il corso. Non mi hai mai accennato, mio caro Miles, a qualcosa che poteva esserti capitato. Puoi dunque intuire facilmente quanto io sia oscuro di tutto. Fin quando non mi hai parlato questa mattina, io non ti avevo mai sentito dire niente. Sembrava che l'unica cosa che ti interessasse fosse il presente, assolutamente in maniera inequivocabile. Pensavo che volessi che le cose restassero così. No, no. Desidero andarmene. Sei stanco di Bly? No, a lei piace tanto. E allora? Voi sapete perfettamente cosa ci vuole con un ragazzo. Vuoi andare da tuo zio? Non me la caverete così. Caro, io non ho alcuna intenzione di mandarti via. Anche solo lei, se non potreste. No, assolutamente. Mio zio deve venire qui per chiarire tutto. In tal caso sta pur certo che sarai tu ad andare via da qui. Ma non vi rendete conto che è proprio quello che voglio? Per quanto mi riguarda, penso che dovrete dirvi come me avete permesso che accadessero certe cose. E dovrete volermi un bel po' di spiegazioni. E quante sono le cose che dovrei spiegargli tu, Miles? Ce n'è qualcuna che vorrà sapere anche da te. Senz'altro, ma a quali vi riferite? Tutto quello che mi hai mai detto per poter decidere cosa fare di te. Non puoi rimanerti là. Io non voglio più tornare là. Voglio roba nuova. Un caro piccolo Miles. E allora, mio caro? Non c'è niente, proprio niente che desideri dirmi. Ve l'ho già detto questa mattina. Intendi il fatto che non vuoi che ti dia fastidio? Che mi lasciate stare. Ho cominciato a scrivere una lettera a tuo zio. Bene, allora finitela. Che cosa era successo prima? Prima di cosa? Prima del tuo ritorno, prima che rientrassi a casa. Che cosa potrebbe essere mai successo? Caro piccolo Miles, se solo ti rendessi conto di quanto desidero aiutarti. È solo questo. Nient'altro che questo. Io preferirei morire prima di causarti il più piccolo dolore o farti del male. Preferirei morire prima di tarcerti un solo capello. Mio caro piccolo Miles, il mio unico desiderio è che tu mi aiuti a salvarti. La candela si è spenta. Sono io che l'ho spenta, cara. Dov'è Flora? E guarda, come faccio a saperlo?
si era allontanata per qualche secondo, ma pensavo fosse con voi. Ma sarà di sopra in qualcuna delle stanze in cui non avete cercato bene? Mona è uscita. Senza il cappello. Ma quella donna non va sempre in giro senza cappello. Pensate che sia con lei. Con lei, dobbiamo trovarle. Signorino Miles, dov'è? Lui è con Quint. Miles è scogitato il più divino degli espedienti per tenermi tranquillo, mentre l'altro fuggiva. Avete detto divino? Diciamo pure infernale, allora. E adesso ha provveduto per conto suo. E lo lasciate qui? Sì. Non me ne importa adesso. Perché? Perché avete scritto quella lettera? La lettera la prenderà il fattore. Uscite senza nulla addosso. Ma che me ne importa? Se voi vorrete restare, dovrò lasciarvi qui. Intanto potreste vedere cosa sta succedendo di sopra. Con loro. State andando verso il lago, signorina? E pensate che vi sia caduta dentro? Grazie. Ritengo più probabile che si trovi in quel posto dove aver visto la vita di un no, pensa di non aver visto.
febbre molto alta, si è presa sicuramente qualche brutto malanno. Insisto ancora nel dire che non ho visto nulla. È l'ultima cosa di cui parlerebbe, signorina. Devo dire che non mi sembra proprio il caso. L'ho offesa per l'accusa che l'ha fatto di non essere sincera e quindi ben poco rispettabile. La nostra bambina è una personcina davvero rispettabile. Vi assicuro che l'impressione che mi ha fatto ieri è stata la più strana di tutte. Io sono sicura che non mi rivolgerà più la parola. Lo ritengo anch'io, signorina. Ha assunto una tale aria di sufficienza. E quell'aria di sufficienza è ciò che l'addolora di più. Mi ripeto in continuazione, se per caso state per arrivare. Non vi ha detto nulla riguardo a quanto è accaduto qualche ora fa. Se non altro per negare ogni contatto con quell'essere orribile che è la signorina Jess. No, assolutamente. E ovviamente ho creduto a quanto mi ha detto quando si trovava nei pressi dell'alvo, ossia che non c'era nessuno. Questo è tutto. Capisco. Chiaramente voi siete ancora di queste idee. Non contesto quello che dice. Ma cos'altro potrei fare? Nulla, per la verità. Avete a che fare con una bambina davvero molto furba. E quei due li hanno fatti diventare molto più furbi di quanto non li avesse già fatti la natura. Adesso Flora si ritiene offesa e si comporterà di conseguenza. Ma a che scopo? Mi metterà di fronte a suo zio presentandomi come la più abietta delle creature. Ma lui ha un'ottima opinione di voi. A pensarci bene mi pare che abbia un strano modo di dimostrarlo, no? Ma questo non ha importanza. L'unica cosa che vuole Flora è disfarsi di me. Non vuole avere nulla a che fare con voi. Non vuole nemmeno vedervi. Allora è per questo che siete venuta qui. Per farmi partire più in fretta. Io ho un'idea migliore. Parrebbe che la mia partenza sia la soluzione più idonea, però ritengo che sarebbe inutile. Siete voi quella che deve partire, dovete portare Flora lontana da qui. Ma dove posso andare? Dovunque, lontano da qui, lontano da loro soprattutto e a questo punto anche lontano da me. Andate da suo zio. Ma non pensate che una volta lì non farà altro che parlare male di voi? No, c'è dell'altro. Mi lascerà finalmente libera di fare uso del mio rimedio. E quale sarebbe questo vostro rimedio? Ma la mia realtà nei vostri confronti soprattutto, e a questo punto anche verso Miles. Pensate che lui si possa confidare con me se avrà l'occasione? Non lo spero proprio, o almeno voglio provarci. Andatevene con sua sorella il più presto possibile e lasciatemi sola con lui, ve ne prego. Però c'è una condizione essenziale. È quella che non si vedano assolutamente prima che voi partiate, neppure per pochi secondi. Volete dire che si sono già visti? Non sono mica una stupida, signorina. Ho fatto sempre in modo che si trovasse con una delle cameriere. E ora, anche se qui, ho provveduto a chiuderla nella sua stanza. Le ripeto che Miles e sua sorella Flora non si sono più parlati dall'episodio dell'acqua. Però che cosa? Vi fidate veramente del signorino? Io non sono sicura di nessuno, eccetto voi. Però da ieri ho una nuova speranza. Credo che sarà lui a fare il primo passo, a parlare. Ieri a un certo punto è rimasto accanto al fuoco, vicino a me. Come se fosse in procinto di farlo. E poi l'ho fatto. No. Anche se sono stata pazientemente ad aspettare, non l'ho fatto. Comunque, se suo zio vedrà la bambina, non posso permettere che veda il fratello prima che io gli abbia concesso un po' più di tempo per sistemare la questione, soprattutto ora. Ma cosa intendete dire con un po' più di tempo? Un paio di giorni, affinché trovi il coraggio di parlarmi. E a quel punto si metterà dalla mia parte. Se ciò non dovesse accadere, si sarà trattato di un tentativo andato a vuoto, ma ad ogni modo voi mi darete il vostro aiuto una volta che sarete giunta in città. A meno che non vogliate partire, ma restare qui. Partirò. E andrò domani mattina stessa. Se per caso volete aspettare ancora un po', vi prometto che farò in modo che non mi veda. No, assolutamente. Ve ne andrò. Non posso più restare. Volete dire... ieri avete visto qualcosa anche voi? Ho sentito. Sentito?
delle cose orribili che dice quella bambina. Ecco, lo so sentito. Signorina, dice delle cose. Questo avvalora completamente quanto vi ha detto. Sì, è vero, signorina. Ma è così orribile quello che dice. Assolutamente orribile. Parlando di me? Parlando di voi, dice delle cose inaudite in bocca di una bambina della sua età e del suo ceto sociale. Non riesco a capire dove possa averlo imparato e udito. Il linguaggio sboccato di cui fa uso parlando di me. Ve lo posso dire io dove l'ha preso. Beh, forse mi dacelo anch'io, dato che l'ho sentita parlare così altre volte. Ma non posso sopportarlo. Devo andare da Flora. Però se non potete sopportare questo linguaggio, come faccio a rimanere con lei? Ma il motivo è proprio quello, portarla via, lontana da qui, lontana da tutti loro. Pensate che riuscirà a liberarsi. Perciò, nonostante ieri, voi credete in cose di questo genere? Sì, ci credo. Però ora che ci penso, c'è una cosa di cui dobbiamo tenere conto. La mia lettera nella quale si pone una situazione arriverà in città prima di voi. La vostra lettera non arriverà mai. Infatti non è partita. Che fine ha fatto allora? Il signorino Miles. L'ha presa lui. Voglio dire che ieri, quando sono tornata, ho visto che la lettera non era più nel posto in cui l'avevate messa. Più tardi, nel corso della serata, ho chiesto al fattore se l'avesse presa. Lui mi ha risposto che non l'aveva né presa né tantomeno vista. Capite? L'unica cosa che capisco è che se l'ha presa Miles, a quest'ora l'avrà già letta e distrutta. E non capite altro. Forse mi viene da riflettere sul fatto che i vostri occhi vedano più dei miei. Adesso ho capito che cosa deve aver fatto Miles al collegio. Lo deve aver rubato. Può darsi. Deve aver rubato delle lettere. Beh, anche se lo ha fatto, mi auguro che sia stato mosso da un motivo più che valido. Comunque, la lettera che ha preso ieri sul tavolo deve essere stata per lui di ben poco aiuto, dato che conteneva solo la richiesta di un colloquio con lo zio. E sono convinta che si sia vergognato enormemente per essersi spinto così in basso, a fronte di un risultato tanto rilevante. Invece ieri provava l'impellente bisogno di aprirsi. Su, via. Partite. Vedrò di farlo parlare, mi starà a sentire e confesserà tutto. Se lo farà, si salverà. Se si salverà. Mi salverete anche voi. Ma non preoccupatevi. Vi salverò io, senza bisogno di lui. D'accordo di entrambe, Grose e Flora lasciarono Clay. La donna era determinata ad affrontare Miles, da sola, mettendo così a riparo la piccola dalla crudeltà di quest'ultimo. Miles non si scompose, uscì, passeggiò e ritornò solo molto più tardi. La donna gli disse che Flora si era ammalata e che per questo avrebbe fatto ritorno in città. Lei non era più in casa per lei. Siediti dunque, mangia. Non è che tutto il tratto non le fa più bene? Non è una cosa improvvisa come potresti pensare, era prevedibile da tempo. E allora
cosa? Prima che fossi troppo malata di viaggiare. Ma non è troppo malata di viaggiare, questo si sarebbe verificato se fosse rimasta qui. Era il momento preciso per farlo. Questo viaggio scaccerà via ogni influenza religiosa e porterà via tutto. Capisco. Ultime 24 ore mi sembra che tu abbia esplorato Bly molto più accuratamente che in passato. Spero almeno che ti sia divertito. È vero. Sono stato lontano, molto lontano. Ho fatto mille miglia qui intorno. Non sono mai stato così libero in vita mia. E allora ti piace? E a voi? Siamo rimasti soli, non vi è alcun dubbio che la pistola sia di voi. Vi auguro comunque che questo non dia troppo fastidio. Di dover stare sola con te? Ne sono veramente contenta. Anche se ho rinunciato a farmi compagnia, visto che mi sei tanto superiore. Io ne ricavo sempre un enorme piacere. Siete rimasta per questo motivo? Rimango qui sia come tua amica che per l'enorme interesse che succede in me. Non capisco perché tu debba esserne tanto stupida. Non ricordi cosa ti dissi la sera che mi sedetti sul tuo letto? Ossia che non c'era nulla al mondo che non avrei fatto per te. È vero. Credevo che diceste così solo per ottenere che facessi qualcosa per voi. In parte è vero. Però tu sai bene che non l'hai fatto. È vero. Beh, di ricordare che volevate che vi dicessi qualcosa. Esatto. Con franchezza e senza riserve. Quello che c'è in fondo ai tuoi pensieri. Allora siete rimasta per questo, Dio. Mango. Sì. Sì, è. Certo, è proprio per questo motivo. Intendete dire qui. Adesso. Non ci potrebbe essere un posto come era più adeguati. Ma desideri tanto uscire ancora? Molto, davvero. Va bene, va pure. Però, prima devi soddisfare una mia richiesta che certamente è impegnativa. Meno impegnativa? Sì. Dimmi se ieri hai preso la mia lettera che stava sul tavolo dell'altra. Sì. Io. Perché l'hai presa? Perché vorrei sapere cosa pensavate di me. L'hai aperta? Sì. Ma non hai trovato niente? Non hai trovato niente? Niente. Niente. Che cosa ne hai fatto? L'ho bruciata. Bruciata? È questo che avevi fatto in collegio? In collegio? Avevi preso delle lettere o qualche altra cosa? Volete dire se l'ho rubato? Per questo motivo che non va più tornare là. Sapevate già che non sarei più potuto tornare là. Sì, lo sapevo, io so tutto. Tutto? Tutto. Quindi tu hai... No, non l'ho rubato. Allora che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Ho detto certe cose. Soltanto? Allora ritenuto che fosse sufficiente. A farti mandar via. Ritengo che tu non avrei dovuto dire. A chi l'hai dette? Non
so. L'hai detto a tutti? No, solo... Non ricordo più i nomi adesso. Erano parecchi? Non soltanto. Che? Quelli che mi erano simpatici. E hanno riportato quello che gli hai detto? Certo, quelli che erano simpatici a loro. E queste cose arrivarono all'orecchio dei quali... dei tuoi... dei maestri. Sì. Ma non credevo che l'avrebbero ripetuto. I tuoi maestri? Non le hanno ripetute, non hanno detto nulla, per questo te lo domando. Sì. Era troppo brutto. Troppo brutto? Ciò che credo di aver detto qualche volta. Troppo brutto da far sapere a casa. Se quante sciocchezze, che erano tutte queste cose? No, mai più! Mai più! È lei, la signorina Jessel! Non è la signorina Jessel! È lui alla finestra, dritto davanti a noi, lo vedi? Lui! Cosa intendi con quel lui? Peter Quint! Ah, demonio! Dov'è? Che importa ormai, bambino mio, che potrò più farti? Ti ho vinto! E lui ti ha perduto per sempre! Là! Là! Un bambino aggiunge un giro di vita in più all'effetto. Diresti allora di due bambini. Per essere stati qui stasera, averci preferito al Festival di Sanremo e vorremmo ringraziare innanzitutto la regista Vittoria Citerni di Siena e poi oltre al nutrito cast di attori ringraziamo anche il cast tecnico che ha collaborato dalle scenografie alle musiche, ai costumi. Fino a domenica, quindi se lo spettacolo vi è piaciuto e lo volete dire a qualcuno, se volete fare un post su Facebook, se volete invitare dei medium, quindi
facciamo anche disinfestare il teatro, siete liberi di farlo. Quindi buon proseguimento di serata e buona settimana, e speriamo di avervi allietato la serata.